Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare di una notizia che è uscita stamattina e che sembra a tutti gli effetti ufficiale e in chiusura. E no, stavolta parliamo di cose veritiere e non come quelle appunto del video di ieri. Voglio un attimo aprire una parentesi sul video di ieri, ragazzi. Era un video ovviamente palesemente diciamo inventato, era un pesce d'aprile quello di ieri, tanti se ne sono accorti, c'è chi ci ha creduto e chiedo scusa a tutti quelli che ci hanno creduto e che magari ci hanno messo anche il pensiero e ovviamente qualcuno si è anche risentito e dispiaciuto e lo capisco perfettamente. Era da un po' che non facevo uno scherzo in generale, quindi spero che non ve la siate presa tanto. E la cosa che però mi dà fastidio, sapete qual è? È che il video di ieri è andato virale. Ecco, le cazzate su YouTube vanno virali. Invece i video che magari ci lavori giorni, che ti impegni per fare le grafiche quelle belle, un video elaborato è già tanto se fa 100-200 visualizzazioni. Il video di ieri, io adesso sto andando a vedere, ha superato le 1000 visualizzazioni. E sta cosa mi dà fastidio parecchio, ecco, quindi era un pesce d'aprile ieri, per chi non l'avesse capito. Poi ovviamente è stato bellissimo, qualcuno è stato anche al gioco, quindi mi è piaciuta sta cosa. Comunque, detto questo, ragazzi, state tranquilli perché mo il pesce d'aprile se ne parla l'anno prossimo. Non ci saranno più scherzi fino al primo aprile dell'anno prossimo. Detto questo, ragazzi, oggi parliamo di una notizia seria. Questa è una notizia veritiera al 100%. Ragazzi, parliamo del direttore sportivo. Stamattina il Corriere dello Sport ha lanciato appunto la notizia. Il nuovo direttore sportivo del Napoli sarà al 99% Giovanni Manna. Parliamo di un profilo che lavora comunque nel mondo Juve. Allora ragazzi, io direi subito di passare alle cose importanti. Cambiamo scena perché ho raccolto un paio di cose da andare a leggere. Innanzitutto, questo è un articolo di Calcio e Finanza del 6 giugno 2023, quindi parliamo dell'estate scorsa, che ci spiega un pochettino la storia, il background di questo Giovanni Manna. Allora, lui inizialmente, diciamo l'estate scorsa, era stato preso per fare il direttore sportivo della Juventus, la prima squadra. Poi sappiamo che è arrivato Giuntoli, quindi diciamo che i due si sono un po', tra virgolette, divisi i compiti, mettiamola così. Allora ragazzi, Manna sin da gennaio scorso, quindi parliamo di gennaio 2023, aveva ricoperto, diciamo, il ruolo di collaboratore per la prima squadra a supporto di Calvo e Scanavino, dopo la squalifica che ha limitato Cherubini. Vi ricorderete sicuramente la questione delle plusvalenze gonfiate che portò alle squalifiche di Paratici e Cherubini. Quindi lui faceva, diciamo, il collaboratore per la prima squadra. Prima però di approdare alla Juventus, Manna fece il team manager del Lugano. Il Lugano, per chi non lo sapesse, è un club del campionato svizzero e proprio lì fece bene perché in quella squadra centrò due volte l'Europa League con un budget modesto. Chiusa quella parentesi in Svizzera, è arrivato poi alla Juventus. Prima di andare a Lugano, diciamo che il suo percorso è iniziato da stagista al Forlì, poi è andato a Lugano in Svizzera e poi è rientrato, diciamo, alla base nella Juventus, dove prima ha fatto il direttore sportivo dell'Under 19, poi è diventato il direttore sportivo dell'Under 23 e nella stagione attuale, diciamo, che ha lavorato insieme a Giuntoli in prima squadra. Quindi questo è stato, diciamo, il percorso, la carriera di Manna fino a questo momento. Diciamo quindi che finora, tolta l'esperienza a Lugano, non ha fatto esperienza per quanto riguarda la prima squadra. C'è da fare, ragazzi, però una piccola precisione importantissima, perché ovviamente quando è uscito fuori il nome di Manna tanti hanno detto: ragazzi, questo Manna è bravissimo perché ha scoperto Sule, ha scoperto Ildiz, Barnechea, Huijsen, tutti questi giovani che stanno uscendo fuori dalla Juve, li ha presi questo Manna. Attenzione, perché non è proprio così, perché lui ha lavorato, diciamo, nella Juventus in collaborazione con Tognozzi, che era il responsabile scouting. Quindi è questo Tognozzi che ha scoperto tutti questi giovani. Poi il direttore sportivo, sappiamo il suo lavoro, cioè lo scouting gli segnala i vari nomi, poi ovviamente lui
che va a fare la scelta finale e poi a fare la trattativa. Però i nomi scoperti non sono stati scoperti da lui, ma da questo Tognozzi, che era il responsabile dell'area scouting. Da segnalare poi che anche l'Udinese, l'Empoli e la Sampdoria erano, diciamo, tra le squadre che erano interessate a questo Manna. Quindi abbiamo fatto velocemente questo piccolo, diciamo, recap della sua carriera. Ovviamente la scelta di Manna ci porta a pensare adesso a quale sarà appunto l'allenatore che prenderà il Napoli. Ci sono principalmente, diciamo, due scelte. Allora, l'idea Conte direi che possiamo sicuramente scartarla, perché Conte ha il suo direttore sportivo, ha i suoi nomi fidati e Manna non è uno di questi, quindi Conte lo possiamo escludere. C'è un'idea che a me mi terrorizza parecchio e spero veramente con tutto il cuore che non succeda, che è Allegri. Manna è uno di quei sostenitori accanniti di Allegri, è uno dei suoi difensori più accanniti, è uno che è molto vicino appunto alla figura di Allegri, e sappiamo che la Juventus vuole l'anno prossimo cambiare allenatore, quindi attenzione, io veramente spero con tutto il cuore che non venga Allegri. Ragazzi, se Allegri viene a Napoli, io lo dico qua, io mi tiro fuori, perché onestamente una sciagura come Allegri sulla panchina del Napoli non la vorrei mai vedere. Preferisco vedermi l'uso che fa l'allenatore piuttosto che Allegri, vi ho detto tutto. Quindi c'è questa scelta che speriamo non avvenga mai. Sky Sport ci fa sapere che il primo nome, diciamo, quello favorito per la panchina del Napoli è Vincenzo Italiano. Quindi si andrebbe a comporre, diciamo, una coppia sicuramente verde, giovane, che ha voglia di fare e che è rampa di lancio. Ecco, la coppia Manna-Italiano potrebbe essere una coppia assolutamente, diciamo, veritiera, ecco. Ma ragazzi, comunque Italiano, come ho detto altre volte, l'esperienza l'ha fatta, ha fatto anche esperienza nelle coppe europee giocando la Conference, delle finali le ha giocate, poi sì, le ha perse, però è arrivato a giocare delle finali. Ha un modo di giocare, come ho detto altre volte, che secondo me è moderno e che è innovativo. Poi certo, ha dei suoi difetti, dei suoi, diciamo, delle cose dove deve migliorare, però secondo me alla base c'è un allenatore che sa il fatto suo. E magari con un Manna vicino che fa il direttore sportivo potrebbe essere una coppia potenzialmente importante. Ecco, il punto che dobbiamo sottolineare è il potenziale. Perché la scelta di Manna, ragazzi, è una scelta che ti fa capire comunque che il modus operandi del Napoli è sempre lo stesso. Quindi si va alla ricerca di talenti dal potenziale importante. È una scelta che ricorda molto Giuntoli all'epoca, anche se i due profili sono abbastanza diversi secondo me, perché Giuntoli veniva dal Carpi, quindi una realtà piccola che è riuscita nel miracolo della Serie A. Manna invece viene dalla Juventus, seppur facendo dei ruoli comunque non così importanti come fece Giuntoli all'epoca al Carpi. Ecco, quindi il background dei due è diverso. Ora la domanda che mi sorge spontanea è: Manna verrà a fare il direttore sportivo da solo o ci sarà qualcuno che lo diciamo affiancherà, che lavorerà insieme a lui? E qui mi leggo a Meluso. Perché? Perché pochi minuti fa è uscita questa intervista a Radio Kiss Kiss, dove appunto Meluso, diciamo, che fa un po' lascia un po' capire che potrebbe potenzialmente andare via, perché gli hanno chiesto appunto se lui sarà il protagonista della rivoluzione del Napoli. Meluso ha praticamente detto che è presto per dirlo, vediamo nelle prossime settimane cosa accadrà. Io sono sempre dell'idea che più persone ci sono in vari ruoli meglio è. Preferisco avere un organigramma ramificato piuttosto che uno snello dove ci sono poche persone. Magari gli fai fare un altro ruolo, non so, fa il consigliere, fa il collaboratore di Manna, però io terrei dentro più gente possibile, ecco, non so come spiegarlo. Quindi secondo me Meluso rimarrà, però facendo un altro ruolo. Manna fa il direttore sportivo, c'hai magari Meluso che fa il suo collaboratore, c'hai Santoro che fa il team manager, Italiano che fa l'allenatore. Più ruoli ci sono, secondo me meglio è. Bisogna delegare, la famosa frase, delegare il più possibile. Quindi io sono di questa idea. Quindi ragazzi, andando, diciamo, in conclusione del video, io credo, allora, non era il nome che mi aspettavo. Un Accardi l'avrei preso, anche perché comunque Accardi
ha più esperienza di Manna, si è fatto già tanti anni di Serie B e di Serie A con l'Empoli, è comunque un DS che ha scovato talenti importanti in questi anni, però diciamo che Manna va un po' su questa falsa riga. L'unico dubbio che c'ho è appunto il fatto che il Napoli sarà la sua prima vera esperienza importante in un club, diciamo nella prima squadra, perché lui finora ha fatto il DS della prima squadra soltanto in Svizzera, a Lugano, e Lugano non è il Napoli. Poi ha fatto, diciamo, il collaboratore congiunto lì nella prima squadra. La cosa che mi piace e comunque che mi fa stare tranquillo per il futuro è che lui comunque ha una storia dietro importante, perché è nato nella Juventus. La Juventus comunque, parlando in modo oggettivo, è comunque una realtà importante nel panorama calcistico italiano, quindi sicuramente ci avrà un curriculum, ecco, importante sotto questo punto di vista. È una scelta che ti fa capire che comunque il Napoli non si discosterà tanto da quello che ha sempre fatto in questi anni, quindi si continua su questa linea, diciamo, verde, quella di scovare i talenti in giro per il mondo. Micheli a questo punto tornerà a fare il capo scouting, ecco, quindi la possibile coppia che si potrebbe creare nel reparto mercato è Manna-Micheli, che potrebbe essere una coppia potenzialmente importante. Strappi comunque un nome alla Juve e non è una cosa, diciamo, da sottovalutare, anche se diciamo che potrebbe essere una sorta di favore che si scambiano i due club. Perché questo? Perché se vi ricordate, l'anno scorso la Juventus, diciamo, si era presa Giuntoli l'estate scorsa, però non si prese Pompilio, che era il braccio destro di Giuntoli. Pompilio tuttora sta a Napoli, ma non fa niente, diciamo, è uno sgarbo che ha voluto fare De Laurentiis alla Juve. Adesso sto leggendo in giro che Pompilio in estate potrebbe andare alla Juve, quindi questa sorta di diciamo, questo ingaggio di Manna potrebbe essere sotto un certo punto di vista anche un favore che si fanno Napoli e Juve, così io ti do Pompilio, che è il tuo braccio destro, che è il tuo collaboratore più importante, e tu in cambio mi dai Manna, che è un DS in rampa di lancio su cui ci voglio puntare. Potrebbe essere una scelta abbastanza logica e capibile. Non mi strappo i capelli, non sono entusiasta del nome, però allo stesso tempo diciamo che sono curioso, ed è un profilo comunque che è coerente con la filosofia societaria del Napoli. A me la cosa che interessa è che Manna venga a fare il direttore sportivo e sia libero, e che sia soprattutto ben inserito nelle dinamiche. Cioè, se tu prendi Manna, però poi sei sempre tu De Laurentiis a fare il mercato, allora sto Manna non serve a niente. Se invece tu lo prendi, gli dai in mano le chiavi del mercato, della direzione sportiva del Napoli, e non ti metti in mezzo e lo lasci lavorare in santa pace, a me va benissimo e sono fiducioso sulla cosa. Mi fa piacere che la notizia sia uscita adesso, 2 aprile, quindi io penso che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni forse, potrebbe essere anche ufficializzata questa cosa, ormai sembra tutto fatto. Bene che si sia mosso in tempo De Laurentiis. Adesso bisogna pensare all'allenatore, che quasi sicuramente sarà italiano. De Laurentiis sotto questo aspetto si sta comunque muovendo per rifondare il Napoli. Certo, il nome non è altisonante, è un nome che comunque è tutto da scoprire, però diciamo che il curriculum, che il background di Manna è un background comunque di un livello accettabile, ecco, quindi speriamo che lui possa venire a Napoli e imporsi come uno dei direttori sportivi più importanti d'Italia. Però ripeto, mi sarei aspettato un nome un po' più altisonante, per esempio un Accardi. La scelta è stata fatta, vediamo come lavorerà, se lo permetteranno di lavorare. E quindi niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, siete contenti dell'arrivo di Manna, non siete contenti, ditemi il perché. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque Forza Napoli, il primo tassello per ripartire è stato messo, adesso secondo me il tassello successivo è l'allenatore, e poi ragazzi bisognerà capire quali dei giocatori attuali può appunto essere protagonista per la ripartenza del Napoli. E io penso che in questi mesi finali di stagione lo capiremo.
Thank you.